Quando guardavo questi scudi particolari, quando guardavo queste macchine che sembravano dei legumi urgenti, no? pronti allo scatto felino. E via l'uomo. Quindi il tema di 50 anni duetto ci racconterà questa mitica storia che ha fatto sognare prima Pininfarina e poi tutti noi. Era stato il sogno di molti automobilisti italiani. L'Alfa Romeo, dopo la breve parentesi non molto fortunata della Giulia GTC, che fu prodotta solo un anno, si trovò nella necessità di introdurre la nuova scoperta che con un talento particolare poteva apprendere e poteva trasmettere poi al settore tecnico per dire cambiate questo, cambiate quello. Se, come dicevo prima, le nostre Alfa Romeo ci fanno sognare, ci fanno emozionare, ci fanno fremere e palpitare il cuore, è grazie a persone come Giuseppe Casirari. Certo, senza questo siamo stati prima in Marocco, 4 mesi in Marocco, dal mese di marzo fino al mese di fine giugno, luglio. Abbiamo 4 percorsi.